complicato, diciamo, avete dato una grande risposta sul campo. Ah, complicato, una partita contro Perugia, abbiamo perso il primo set 25-23, quindi sì, c'è stato magari uno sprint in più loro, ma appena abbiamo preso un attimo le misure mi sembra che non ci sia stata storia, quindi ottima partita, ottima prestazione da parte di tutti, nessun individuale, tutti molto, molto sugli standard alti. Sono contento veramente che la squadra abbia reagito così a una finale di Coppa Italia che non è stata proprio delle magnifiche, ma ha reagito benissimo giocando secondo me un'ottima pallavolo. E adesso giovedì arriva il Craiova per la partita molto importante di ritorno per quello che riguarda la Coppa CEV, anche se sulla carta siete, insomma, non dovreste avere grossi problemi. Ma sì, noi dobbiamo fare due set se non sbaglio, comunque loro sono una squadra molto diversa da Perugia, noi abbiamo sempre l'obiettivo di scendere in campo per vincere, penso che ci sia concluso un ciclo di partite che abbiamo fatto fino adesso, di cui non abbiamo rammarici, abbiamo solo che da stringerci le mani e dire ok, adesso sappiamo che possiamo farlo, bisogna star lì, lavorare in palestra e lavorare tanto perché si otterranno anche tanti successi. E la partita di stasera con l'innesto di Giannelli dimostra che avete veramente molte frecce al vostro arco. Ah certo, noi ne abbiamo sempre di frecce, l'abbiamo dimostrato con Nelly, con Fritz, con Giannelli, abbiamo tante Bustaler, abbiamo tantissimi cambi, tantissima gente giovane che ha voglia di lavorare, ha voglia di dare il suo massimo, e stasera secondo me Giannelli ha fatto una partita ottima sotto il punto di vista della gestione della squadra, anche perché non è solito insomma prendere in mano la squadra, ha avuto poche occasioni, è stato molto bravo stasera a fare le cose giuste al momento giusto. Grazie. Grazie a te. Un'altra serata da ricordare, Simone, adesso anche MVP dopo una partita splendida tua ma anche di Trento. Sì, io sono molto contento soprattutto di aver dato un contributo utile alla squadra e di aver permesso alla squadra di vincere la partita. E l'MVP sì, sono contento, però sono più contento per la vittoria della squadra, diciamo. Raccontaci la tua partita, sei entrato subito ottimamente in gara con un paio di buoni primi tempi ma anche tenendo costante tutta la distribuzione del gioco. Sì, no, quando entro io sono contento, non ho tante pressioni, sono contento di giocare, è quello che mi piace più fare, quindi sono contento. Sono entrato, ho dato un po' di primi tempi a Solè perché secondo me lui è un attaccante molto forte da sfruttare e mi è andata bene, diciamo, è andata bene a me e alla squadra. Durante la partita Stoicev cosa ti ha chiesto? Durante la partita mi ha chiesto di sacrificarmi per la squadra, come giusto che sia. Io ho cercato di dare il mio contributo anche in copertura, nei fondamentali un po' più umili, diciamo, e certi palloni mi sono scappati e altri li ho presi. Ma non ci ho ancora parlato sinceramente, non so. Come si tengono i piedi a terra adesso? Si tengono, bisogna per forza tenerli, anche perché non è una partita che decide un giocatore. Quindi adesso mi allenerò sempre al massimo come sto facendo quest'anno e vediamo come andrà.